Un presidio contro la povertà e l'emarginazione dove le persone in difficoltà possono trovare ristoro, assistenza sanitaria o anche solo una parola di conforto. L'ambulatorio popolare di Barletta cambia sede ma non lo scopo solidale per cui è nato un anno e mezzo fa su iniziativa di un gruppo di volontari che nel tempo si è progressivamente allargato. Sino a comprendere Emanuele Prezioso, il pensionato che ha concesso gratuitamente i locali di Piazza Plebiscito per ospitare la nuova sede dell'organizzazione benefica, intitolata al sindacalista Giuseppe Di Vittorio, uomo simbolo delle battaglie in favore degli ultimi e per l'emancipazione dalla povertà. Avevamo bisogno di uno spazio diverso, più funzionale per le nostre tante attività che nel tempo sono aumentate, dal doposcuola all'università popolare, alla raccolta e alla distribuzione di prodotti invenduti che raccogliamo grazie a tutta una serie di volontari dai bar, dagli supermercati della città. E in questo luogo messo a disposizione dal prezioso Emanuele, gratuitamente, che ringrazio anche perché non sarebbe stato possibile senza il suo aiuto, noi cercheremo di potenziare i nostri servizi in maniera tale da aiutare meglio tutte le persone più deboli della comunità a soddisfare i loro bisogni. Sono tutte le persone che si trovano in una situazione di povertà e stranamente da quello che si può pensare ci sono moltissimi barlettani, ci sono moltissime famiglie di Barletta che non riescono a portare il pane quotidianamente sulle proprie tavole e questo è un disastro sociale molto molto grave, molto molto importante. Ci sono persone che non hanno lavoro, ci sono persone che ci vengono a chiedere aiuto, sostegno, ma molte spesso anche una pacca sulla spalla perché si sentono emarginate ed effettivamente lo sono, perché si sentono escluse e molto spesso anche una parola può essere d'aiuto. L'ambulatorio popolare può contare oggi sul contributo di circa 120 volontari. Le persone buone, questo lo diciamo spesso tra di noi, le persone buone esistono, ci sono, molto spesso si trovano negli angoli della vita umiliati per tutta una serie di situazioni. Ecco, quando si mettono insieme, si organizzano, si riconoscono, accadono miracoli come questo. Noi non abbiamo altra spiegazione se non questo. Ci sono persone che vogliono fare, molte volte sono anche umiliate, molte volte affrante, molte volte hanno cicatrici derivanti da esperienze negative, però quando poi capiscono che c'è buona fede, che c'è trasparenza e che si può fare, che il mutualismo è uno strumento fondamentale per aiutare le persone, per aiutare se stessi poi fondamentalmente, allora scatta la scintilla e si mettono in moto tutti i circuiti di questa straordinaria comunità che è quella dell'ambulatorio popolare di Barletta.